Fra i titoli in uscita ad aprile 2024 abbiamo Stellar Blade, videogioco in esclusiva su PlayStation 5 e sviluppato da Shift Up, studio interno già noto per il gioco mobile Nikki Goddess of Victory. Oggi vogliamo approfondire i punti forti del gioco, ma anche le perplessità e i dubbi che potreste avere. Ecco quindi 17 cose da sapere prima di giocare a Stellar Blade. Prima di iniziare vi ricordiamo di mettere un mi piace e di iscrivervi con la campanella attiva. Sul nostro sito videogiochiitalia.it trovate l'articolo completo in forma scritta e tutte le novità su Stellar Blade. Buona visione! La Terra come la conosciamo è ormai un ricordo, abbandonata dai suoi stessi abitanti all'arrivo dei Nightiba, le mostruose creature che l'hanno ridotta al fantasma di ciò che era e che ci ricordano gli orrori di Silent Hill e Dead Space. Da qui partono le vicende del gioco, con una Terra distrutta in un contesto che vuole pescare direttamente dall'immaginario post-apocalittico. E questa Terra è una Terra da salvare, come impara presto la protagonista del gioco, Eve. Da una colonia spaziale, la donna viene inviata appunto sul vecchio pianeta dell'umanità con lo scopo di debellare i Nightiba, a suon di combattimenti all'ultimo sangue. Fra un combattimento e l'altro, Eve ha l'occasione di scoprire il passato della Terra e dei suoi abitanti, e di quello che è successo davvero a quella che fu la nostra civiltà. Partendo dalla città di sopravvissuti umani dal nome di Xion, fra lande devastate e deserti desolati, ci ritroveremo poi in ambientazioni invece più profondamente fantascientifiche. Una città di sopravvissuti significa molti abitanti che hanno bisogno del nostro aiuto e che quindi potrebbero richiedere i nostri servigi per le più disparate missioni. E solo noi pare che possiamo portarle a termine, vista la pericolosità di tutto ciò che si trova fuori da Xion. La struttura del mondo fuori da Xion, stando alle parole dello stesso team, è quello di un mondo semiaperto, dunque con aree delimitate ma liberamente esplorabili. Ci possiamo dunque spostare in maniera autonoma e in base alle nostre esigenze e preferenze. Questo anche scegliendo fra molteplici missioni, fra mainline e queste secondarie. Può sembrare scontato ribadirlo, ma non si tratta dunque di un open world classico. Se c'è un elemento che, fin dalle prime immagini diffuse online, ha fatto rumore, è proprio l'affascinante protagonista, in particolare il design del personaggio e in più in generale quello dei personaggi femminili presenti nel gioco. C'è ben poco da nascondere, è sembrato fin da subito quanto Eve sia stata creata con determinate fattezze per attirare e stuzzicare una determinata fascia di pubblico videoludico. Ad ogni modo, proprio il game director Jung Tae Kim ha dichiarato che fosse proprio sua intenzione ottenere il corpo più attraente per l'utente, oltre all'attenzione sulla parte posteriore del personaggio per motivi di game design e la volontà di vedere qualcosa di ideale all'interno del videogioco rispetto alla realtà di tutti i giorni. Lo stesso director ha confermato anche che l'ispirazione del personaggio principale venga da Shin Chen-yun. Il corpo dell'influencer coreana è stato scansionato per il suo utilizzo nel gioco, ad eccezione del viso, disegnato da zero per Eve. Il videogame si presenta come un action RPG a tema fantascientifico con una forte componente Souls-like e qualche sezione di platforming. Uno dei punti nevralgici del gioco è dunque il sistema di combattimento che si basa su parate e schivate con il tempismo che la fa da padrone. Eve deve darsi da fare in evoluzioni complesse e combinazioni di attacchi eleganti e brutali. Ogni nemico, soprattutto mini boss e boss, ha un pattern di attacco specifico che va imparato. Dunque dobbiamo aspettarci degli scontri adrenalinici contro i Nightiba e possiamo contare su diverse armi a nostra disposizione, in primis la lama sanguigna. Stellar Blade fa fede alla parte GDR d'azione. Possiamo sbloccare nuove mosse e abilità grazie all'accumulo dei punti esperienza, così come possiamo ottenere potenziamenti per le nostre armi. Vi abbiamo parlato delle prime impressioni sul combattimento nel nostro provato, che vi consigliamo di leggere sul nostro sito. Un elemento che richiama la natura più Souls-like di Stellar Blade è il campo base. Si tratta di una sorta di checkpoint da attivare per salvare i progressi del gioco, oltre ai classici avamposti. Negli avamposti comuni potremo riposarci utilizzando delle sedie e acquistare oggetti per curarci e altra roba utile, spendendo il denaro lasciato dai nemici come loot, ma anche spendere i punti abilità accumulati.
I campi base sono avamposti più avanzati, dove troveremo i medici terrifocillanti e potremo anche aumentarne la quantità massima stoccabile e inoltre potremo anche potenziare le armi e l'equipaggiamento, ideale prima di uno scontro con i boss. I campi base sono abbastanza frequenti per quello che abbiamo potuto vedere nella demo, quindi questo approccio abbassa la difficoltà di Stellar Blade rispetto a un qualsiasi Souls di From Software, avvicinandolo piuttosto a Sekiro. Nel gioco saranno presenti all'incirca 30 costumi sbloccabili per il nostro personaggio. Saranno ottenibili procedendo nel gioco, completando missioni o acquistandoli con la valuta in-game in determinati location per una grande varietà di vestiti. Nella demo se ne possono provare 4 e ne verranno aggiunti altri dopo il rilascio ufficiale, come già confermato dallo stesso Game Director. Nel gioco esiste una particolare skin suite, un costume particolarmente attillato, per usare un eufemismo, che ben poco lascia all'immaginazione. Indossando questo particolare vestito, si gioca con una sorta di modalità molto difficile. Vengono disattivati tutti gli scudi, rendendo il gioco decisamente più complesso. Difficile pensare che anche questo, oltre all'aspetto della protagonista, non sia una forma abbastanza palese di fanservice. Va comunque detto che violenza negli scontri e allusioni alla nudità hanno proprio spinto l'ESRB a classificare il titolo come un gioco 17+, mentre il rating board coreano lo inquadra come un gioco 19+. Per tornare ancora una volta alle parole del direttore del gioco, Jung Tae Kim, quindi, vedere qualcosa di ideale è anch'esso una forma di intrattenimento e, dopo tutto, si tratta di un intrattenimento destinato agli adulti. Anche Stellar Blade non mancherà di avere il suo specifico New Game Plus. Il director dello studio ha infatti dichiarato che questa aggiunta è in arrivo come futuro aggiornamento gratuito. E fra i vari contenuti che troveremo ad attenderci nel New Game Plus del gioco, avremo anche nuovi costumi da sbloccare per la nostra protagonista, come vi abbiamo già anticipato poco fa. Stellar Blade è un titolo che si porta dietro tutte le specifiche dei giochi PlayStation 5. Il gioco di Shift Up può contare su caricamenti estremamente brevi, associati in fase di gioco alla tecnologia Tempest 3D Audio Tech, che permette una migliore esperienza di audio tridimensionale. Inoltre abbiamo tutte le funzionalità esclusive del controller dell'ammiraglia Sony, quindi le specifiche funzioni sui grilletti adattivi e il feedback aptico del controller DualSense di PlayStation 5. Il gioco di Shift Up ci arriva con l'opportunità di scegliere fra 3 modalità grafiche differenti: bilanciato, prestazioni e grafica. La prima offre un mix tra frame rate e qualità, la seconda punta ai 60 fps bloccati sacrificando dinamicamente la qualità, mentre la terza punta al 4K nativo a 30 fps. Da quanto abbiamo appurato provando la demo, la modalità bilanciata forse non tiene i 60 fps fissi, ma ci sta per parecchio del tempo. Potrebbe essere un buon compromesso a quella a prestazioni, dove grafica ed effetti grafici possono peggiorare molto in alcune scene. Con la versione di lancio, Stellar Blade ha un peso di 30.448 GB, dunque tutt'altro che eccessivo, anzi. Se volete portarvi avanti per effettuare il pre-download del titolo con protagonista Eve, sappiate che questo è disponibile con largo anticipo rispetto al rilascio, ovvero il 19 aprile. L'abbiamo già menzionata più volte a supporto delle nostre impressioni. È prevista una demo PS5 del gioco. È disponibile dal 29 marzo e potete provarla gratuitamente se volete farvi un'idea del gioco prima di acquistarlo. La nuova esclusiva PS5 sarà completamente in italiano. Nell'aggiornamento relativo all'uscita della demo gratis, Sony ha confermato anche il supporto alla nostra lingua per quanto riguarda testi e doppiaggio. Non mancheremo di approfondire le voci dei personaggi di gioco sul nostro sito, quindi rimanete con noi. Le musiche del gioco faranno da ambiente al setting post-apocalittico e c'è una sorpresa. Keiki Okabe, che ha lavorato soprattutto su Nier e Tekken, è coinvolto nella colonna sonora tramite lo studio Monaca. Il compositore giapponese porta la sua firma nel 40% delle tracce del nuovo gioco di Shift Up.
Stellar Blade non conterrà alcun tipo di microtransazione. A dichiararlo è stato lo stesso director, Jung Tae Kim. Quest'ultimo ha appunto annunciato ormai tempo addietro che nel gioco di cui in qualche modo è padre non troveremo alcuna transazione aggiuntiva con soldi reali per l'acquisto di elementi cosmetici o costumi. Tutti questi elementi saranno ottenibili in-game, anche i costumi, acquistabili con la sola valuta virtuale all'interno del gioco. Gli stessi contenuti post-lancio, inclusi i costumi, che saranno tutti disponibili senza costi aggiuntivi. Il costo del gioco nella sua versione base, che lo si acquisti in edizione fisica o digitale tramite PlayStation Store, è di 79,99€. Esiste anche una versione Digital Deluxe, disponibile a 89,99€. Questa contiene per la maggior parte elementi cosmetici, ai quali si aggiungono però punti esperienza per sbloccare abilità aggiuntive, così come un set di valuta digitale per fare acquisti all'interno del titolo. Potete vedere tutto a schermo. Se si effettua il preordine del videogame, possiamo ottenere subito alcuni elementi cosmetici aggiuntivi. La tuta da lancio planetaria, un paio di occhiali tondi e degli orecchini per la protagonista. Siamo quasi arrivati al fondo di questo video, non rimane che la data di uscita ufficiale. Ebbene, Stellar Blade è in uscita il prossimo 26 aprile 2024. Ormai manca poco e potrete unirvi ad Eve nella durissima lotta contro i Naitiba. Lo abbiamo già ribadito, ma Stellar Blade è, al momento, un'esclusiva PlayStation 5. Il gioco, pubblicato da Sony, è dunque disponibile solo su quella console e non lo troverete, ad esempio, su PlayStation 4. Un eventuale porting PC non è da escludersi, vista la linea di pensiero di Sony, ma per ora non ci sono conferme o dettagli. Anche questo video giunge al termine. Noi vi ringraziamo per la visione, lasciate un like, iscrivetevi con la campanella attiva e commentate per farci sapere cosa ne pensate di Stellar Blade. Un saluto e alla prossima!